Noi, amici appassionati di hockey su pista, buonasera. È iniziato da un minuto l'incontro della valido per la quinta giornata del campionato di A2. Ospiti del GS Pordenone sono i ragazzi del Forte di Marmi. Il Pordenone schiera Gasparotto, Cortes, Furlanis, e Marco Del Savio. Ecco, palla recuperata, due contro due, uomo contro uomo. Apertura su Cortes, Marco Del Savio, Furlanis, Cortes, taglio di Gasparotto, il Forte dei Marmi in questo momento ha un punto in classifica generale, le previsioni chiaramente sono a favore dei padroni di casa, anche se c'è molto equilibrio, è un campionato duro. Ecco, un giocatore da marcare con molta attenzione è il numero 16, Nardini. Un ragazzo dotato di un'ottima tecnica individuale. Apertura, recupera la palla, Cortes, Marco Del Savio. Furlanis, Cortes, tipica marcatura a uomo, oramai tutte le squadre giocano in questa maniera. Furlanis, Furlanis si recupera una palla interessante. Bravo! Apertura, Marco Del Savio, blocco fischiato a Furlanis. Con i nuovi regolamenti non può essere che vai sull'uomo, devi solo creargli un ostacolo senza scontrarsi con l'avversario. Furlanis, contropiede. Apertura Del Savio. Cinque secondi, fallo. Alla radio. Parli tu con la radio. Parlo io della radio? Sì. Tu la telecronaca? Sì. Io faccio la telecronaca. Sì, ma è il video, non la radio. È il video. Sì. Io faccio il video. Solo il video. Tu fai la radio. Mi fai. Vai, Omar. Io sto zitto. E tu fai. Fingi duro sul tamburo. Senti, senti. Dai! Dio! Il problema è che
attenzione ai tiri da fuori, attenzione, perché mettono sempre un uomo centrale. Vai Fando! Ah, Dio! Nel frattempo è entrato Gasparotto. Cortes del Savio. Ehi! Gasparotto. Roma! Luciano, è attaccato? È attaccato? Questo qua è attaccato alla telecamera? Ma io pure qua. Via da! Molto pericolosa questa azione. C'è stato una deviazione per alzare la palla un po' troppo alta, quindi fallo a favore del Forte dei Marmi. Vai Ale! Vai! Leonetti Tiziano ha commesso il fallo. Vai Marco! Furlanis del Savio. Cortes del Savio, Furlanis. Fermato palo di squadra! Marco del Savio. Apertura su Cortes. Furlanis. Gasparotto del Savio. È stato un tiro intercettato dal Forte dei Marmi. Fermelo! Fermelo! Mattuggini. Giovannetti Luca. Nardini. Attenzione al taglio. Doppio blocco. Vai, vai. Furlanis. Mi sa che sia indispensabile il cambio con Zucchiati. Gasparotto. Sì, esatto. Anche l'altra volta mi ha chiamato e ha fatto il consulto. Ricordi? È uscito del Savio e è rientrato il bomber della squadra, Zucchiati. Gasparotto, Cortes, Furlanis. Dai! Non
10 minuti facciamo un tiro pericoloso nello specchio della porta di Fiat di Marmi. Proprio zero. Dai Omar! Attenzione al contropiede! Fermalo! Bravo Juan! Aiale! Attenzione! 3 contro 2! C'è un rallentamento nell'impostazione delle azioni, soprattutto da parte del Forte dei Marmi, per poi accelerare e lavorare molto in contropiede. Mattugini, Cosimo. È entrato Mattugini. Rigore. Rigore a favore del Pordenone. Vediamo la novità di questa sera. Sono stati due di loro e hanno preso in mezzo Furlanis. Sul dischetto di rigore c'è Zucchiatti. Gli ha messo il 9. Dai, segna! Segna senza portiere, segna. Siamo al 13:34. Rigore per il GS Hockey Pordenone. Ciao Gianni! Zucchiatti alla battuta. Davide! Gol, le mosse piccolo, copre poco. No! Dai! Abbiamo GS Hockey Marmi 1-0, è andato in gol dopo che il portiere aveva respinto il primo tiro. Davide Zucchiatti con un'alza e abbassa, un gol di notevole pregio. Bene, bravo Davide. I ritmi si sono un po' alzati, soprattutto da parte del Forte dei Marmi. Lavoriamo di rimessa in contropiede. Attenzione, 3 contro 2 in favore del Forte. Sono molto scoperti dietro. Se riusciamo a intercettare, è molto facile lavorare in contropiede. Cortes. Furlanis.
Gasparotto. Calma! Dipenda! Bravo, bravo! Sono praticamente premendo in questa maniera il forte dei marmi, presta il fianco al contropiede del Pordenone con un Oviedo. Grande! Fanno dei succhiatti. Leonetti. Mattugini. Attenzione. Time out. Chiesto dal portiere. Prendiamo l'incontro. È terminato il time out. Furlanis, Gasparotto. Ah, hanno perso in maniera ingenua la pallina. Bravo Furlanis a recuperare una palla difficilissima. Non è assolutamente una squadra da sottovalutare. No, no. Maiale! Maiale! Dai Davide! Zucchiappi. Bravo Davide! Mamma mia! Fermelo! Al 10-08. Pareggio del Forte dei Marmi. Un'azione di contropiede. È più classica dell'azione di contropiede. Il marcatore numero 9 è andato a coprire il suo palo, giustamente il domo era solo. Mattugini Nicolò ha pareggiato le sorti dell'incontro. Pordenone 1, Forte dei Marmi 1. Il suo contropiede tramite tra l'altro un atto da una nostra azione d'attacco dove Davide era entrato bene e non era riuscito a concludere. Fermalo! Gasparotto, Zucchiatti, Cortes, Furlanis, Zucchiatti, Cortes in mezzo, fallo. Hanno alzato troppo la palla al Forte dei Marmi. Munizione a due. Zucchiatti sulla palla. Cortes, Furlanis. Era interessante questa opportunità che Furlani si è dato a Zucchiatti, tagliando tutta la difesa. Entra Battistuzzi, è uscito Gasparotto. Fallo di Oviedo.
4 in area come chiede Oviedo. Attenzione, palla a 2 dall'angolo basso. Ha visto la pallina che non era entrata. In queste situazioni, Luciano, tu mi confermi che può succedere di tutto? Sì, sì, può succedere di tutto, sì. Quindi è molto importante l'attenzione dell'arbitro sulla linea di porta. Leonetti. Mattugini, Nardini. Tendono a mettere un uomo in mezzo e lavorano sui blocchi con i dai e vai. Apertura di Furlanis su Battistuzzi. Zucchiatti. Battistuzzi, Furlanis. C'è un chiarimento fra l'arbitro e i giocatori. L'intervento dell'arbitro giustissimo. Mattugini, Nicolò. Occhio! Incredibile. Ecco. Ha segnato la più forte, marcatore numero 4. Era purtroppo come pensavamo. Leonetti, Tiziano. Mettono l'uomo in mezzo, vengono giù, fanno il blocco e quell'uomo in mezzo diventa pericoloso per le deviazioni. Diventa pericoloso, Luciano, primo perché copre la visuale del portiere, secondo perché le deviazioni sono micidiali. Spietato il porto di Marmi, ha creato 4 occasioni da gol, le due nitide le ha concretizzate. Niente da fare a porta in piedi. Cerchiamo di non perdere la testa. E ha fatto confidenza l'Ordine. Calma, ci vuole tranquillità, la partita è lunghissima. Vai Davide! Zucchiatti, Battistuzzi, Furlanis, passaggio impreciso, la palla al porto dei Marmi. Gioco veloce è fondamentale la precisione dei passaggi perché oltre a perdere un'azione d'attacco si dà l'opportunità anche la squadra del ecco il blocco, l'uomo in mezzo, fermelo. Usano molto i blocchi, li usano anche molto bene. Tre contro tre, Zucchiatti in possesso della palla, Cortes. Perché 2-1 per il Forte dei Marmi. Come
Palla un po' alta, fallo in favore del Pordenone, Zocchiardi. E là segna due. Pordenone era in superiorità numerica ma non ha saputo sfruttare. Furlanis, Zucchiati, minuti e 50 al termine del primo tempo, risultato 2-1 Forte dei Marmi. Uomo in mezzo, blocchi, questo è quello che fanno, però sono pericolosi. Basta una deviazione, l'uomo davanti è sempre pericoloso. Non si vede il tiro, non si vede. Orlanis. Zocchiardi. Battistuzzi. Gasparotto. È uscito Cortes. Una bella iniziativa, ma è facile da fare, però è in questa parte. Infortunio all'arbitro. Ha preso un colpo, stanno intervenendo la Croce Rossa, il colpo deve essere stato molto molto forte. Auguriamo a Fabris, l'arbitro della partita, che tutto si risolva. Che si è rimesso ed è pronto per continuare ad arbitrare questa partita. Mattuzzini Nicolò. Eccolo, blocco e tiro da fuori. La punizione la palla si è alzata, quindi la punizione in favore del Forte dei Marmi. Zucchiati, Gasparotto, Battistuzzi, Furlanis. Blocco. Bravo, Vanni.
pista con gli uomini che si può eliminare. Vai Davide! Battistuzzi, Gasparotto, Furlanis. Un minuto e 18. Vai! Su assist di Zecchiatti pareggia le sorti dell'incontro a 48 secondi dalla fine. Marcatore numero 22 Gasparotto. Zocchiati, Battistuzzi, 18 secondi alla fine. Bravo Omar. Gasparotto. Dai, dove è giusto Gasparotto? Oh, vai Mattia! Termina in questo momento il primo tempo. 2 GS Pordenone, 2 Forte dei Marmi. Marcatori Mattugini Nicolò per l'Hockey Forte e Leonetti Tiziano sempre per l'Hockey Forte. Per il Pordenone abbiamo Davide Zucchiatti e Gasparato Omar. Signori numero 1, Pordenone provincia. Riprendiamo in questo momento il secondo tempo della partita di hockey di pista GS Pordenone Forte dei Marmi. Siamo sul 2-2 al termine di un primo tempo molto equilibrato. Per il Pordenone scendono in campo Gasparotto, Furlanis, Battistuzzi, Zucchiati. No, grazie. Quando vuoi siamo. Stiamo aspettando che Oviedo completi. La vestitura, tutto stombera. Un attimo ancora, c'è il portiere. Fra corazze, guanti, maschere. La nostra squadra sta preparando, l'ultimo occhio, bene bene. Furlanis sulla pallina. Siamo pronti. Ok, via. Gasparotto. Zucchiatti. Gasparotto. Furlanis. Vai Omar! Gasparotto si ferma dietro la porta. Zucchiatti, apertura a Furlanis. Punizione in favore del Forte dei Marmi.
Nardini. Marcature da parte del Pordenone a uomo. Ecco il blocco. Uomo davanti, blocco. Ma quando qua che è là davanti, fica, mi ha dato quella occhio. Non essendo una squadra di grandi individualità, però sono una squadra che cerca sempre di fare le cose per cui si allena durante la settimana. Davide! Battistuzzi, Furlanis, Gasparotto, Zucchiati, Gasparotto, Zucchiati, Furlanis, Gasparotto. Tempo, 5 secondi, posizione in favore forte di Marmi. Era pericoloso. Gasparotto. Perde la palla. La palla in possesso da forte di Marmi. Recupera Battistuzzi. Bravo! Fallo di squadra. È uscito Gasparotto, è entrato Cortes. Apertura di Zucchiati. Battistuzzi. Fallo di squadra, fischiato contro il Pordenone. Battistuzzi, Furlanis. Apertura a Zucchiati, blocco. No, sfiga! Nardini. Attenzione! Guardate di qua! Bravo, Bruno! Bravo! Ottimo intervento. Sì, un intervento preciso, attento, e anche sulla seconda palla c'è molto 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 bene. Stiamo vedendo molto punto di forza. Oddio! Da restituire.
è uscita la pallina, punizione in favore di Forlanis, Cortes, Zucchiati. Sì, così. 5 secondi. Si ripete spesso questo fallo. Cambio del forte. Tractor si chiama. Hai la 1 che è una partita e dopo hai la 2. E tiri giù con l'aggiornamento. Attenzione, contropiede. A 18:55. Dato il segno, okay, forte. Gol del Forte dei Marmi. Forte dei Marmi 3, Pordenone 2. 16. Nardini Gianluca, il vice capitano. Adesso bisogna non disunirsi però, con calma, senza perdere la pazienza. Mancano 18 minuti e 40 secondi, il tempo per rimediare c'è, bisogna non peggiorare però. Uscito Zucchiati, è entrato Gasparotto. Palla alta, fallo, Cortes perde una palla facile, giro dietro la porta, mantenimento della palla, cambio del possesso, palla, apertura dietro, attenzione, prepara il blocco. Eccolo, due blocchi, l'uomo in mezzo. Cortes. Gasparotto. Del Savio. Sedici e 35. Passaggio telefonato. Non vedo come si può.
È rientrato Nardini col numero 16. Forte dei Marmi non ha certo fretta di concludere, c'è un mantenimento palla. Possesso palla da parte del Forte dei Marmi. Mamma mia. Gasparotto, attenzione, attenzione. Inferiorità numerica. Bravo Furlanis. Quattordici e quarantotto. Battistucci ha sfiorato il gol. Dai, c'è ancora tempo. Movimento a tre esterni. Mi sfiora gol. Recupera palla Gasparotto. Furlanis. Squadra contro il Bernardini, autore del terzo gol. L'arbitro 6, da 4 schede. Movimento a tre esterni con l'uomo che salta in mezzo. Non hanno a livello individuale grosse individualità, però hanno un buon gioco di squadra, sanno fare non grandi cose, però quelle che fanno le fanno bene. Dodici e trentacinque, Forte dei Marmi 3, GS Pordenone 2. Del Savio, Gasparotto. Battistucci. Del Savio, Furlanis. Mm-hmm.
usano molto i cambi, il forte dei Marvin, e questo li aiuta a tenere ritmi alti quando serve, quando hanno bisogno, magari nei contropiedi. Giro. Ecco. Time out. 10:59 al termine. GS Pordenone 2, Forte dei Marmi 3. Ripresa del gioco. Blocco a favore di Zucchiatti. Gasparotto del Savio. Urlanis. Palo a portiere battuto da parte di Furlanis. Savio, Gasparotto, attenzione al contropiede, Gasparotto, Zucchiatti, Davide, un penna, Gasparotto, Furlanis. Zucchiatti. Hai fatto! Bravo, Juan! Angolo! Gasparotto. Furlanis. Figa. Ah, Gasparotto lotta in mezzo all'area. Marco Del Savio. Tiro di Gasparotto. Notevole in questo momento la tensione degli ultimi partita, degli ultimi minuti della partita, fa sì che si commettano anche errori
abbastanza evitabili, però ecco, Gasparotto, Zucchiati, sette minuti e 25 a termine, palla in possesso del Forte dei Marmi. Fermelo! Alefando! Furlanis, Del Savio, Zucchiati, contropiede del Forte dei Marmi. Oviedo, bravo! Bravo! Come sono i risultati? Risultati da altri? Sì, allora, il Vercelli perde 3-2 col Vassallo. Sandrigo Hockey 7-1 col Montebello. Poi abbiamo il Montecchio che pareggia con Cremona. Modena che vince 5-3 con il Picco, noi che perdiamo, e un pareggio del Novara col Serenio. 1-2. Due risultati equilibrati, guarda che vincere questa partita qua ci dava un buzz in classifica. Possiamo ribaltarla tranquillamente, è letto. Movimento a tre con l'uomo centrale pronto per le deviazioni. Gli altri tre fanno un possesso a palla. Sei minuti al termine dell'incontro. Furlanis, è entrato in campo Cortes al posto di Del Savio. Furlanis, Cortes, Gasparotto, contropiede a Forte di Mani. Forte di Mani molto vicino al gol. Brividi per noi, perché Cortes, pallina persa. Vai, Gasparotto, Furlanis. Appoggiato la mano a terra, Furlanis, fallo contro. Dieci secondi. Lo
possesso palla da parte del Forte dei Marmi. A questo punto bisognerebbe affondare un po' la difesa, andare a caccia delle palle. 4 minuti la partita sta prendendo la piega a favore del Forte dei Marmi. Bravo Vieno! La situazione si fa un po' pericolosa. I falli di squadra in questo momento sono Pordenone 7, Forte dei Marmi 4. Ricordiamo che al decimo fallo eventuale di squadra, chi ha subito il decimo fallo ha la possibilità di tirare, di effettuare un tiro di prima. Buttano via parecchio, però per fortuna, quindi c'è ancora speranza. Aggiornamento. Stanno buttando via parecchie palline. Poi abbiamo il Vercelli che fa il due. Cortes, Urlanis. Questo è un Sereno. E ok. 2 minuti e 38 al termine. Gasparotto, Furlanis, Cortes, Gasparotto, Zucchiati, tiro da lontano di Gasparotto. Uno e 26 al termine della partita, time out. Situazione difficile a 1.26 dal termine, Forte dei Marmi 3, GS Pordenone 2. Adesso si può riprendere. Il portiere ancora si sta vestendo. Ciao!
1:13. Zucchiati. Dai Davide! Cortes. Tre secondi al termine. Un po' ben meglio. Sì, ma porta sì, perché gli dà la linea. Sono andati in difficoltà. Zucchiati sulla palla, 15 secondi e 8 al termine della partita. Vai Davide! Secondi e 0-3 al termine della partita. Un palo in possesso del Forte dei Marmi. Fallo. Occhio! Finale di questa bellissima partita, 3-3, marcatori, RGS Hockey Pordenone, doppietta di Davide Zucchiatti,
3-3 credo sia il risultato più giusto per quello che abbiamo visto. Conteggi, ok, forte, abbiamo marcatori. Grazie, arrivederci. Mattugini, Cosimo. Una sofferenza, Juan, anche per ottenere questo pareggio. Sì, penso che lo sappiamo, l'ho parlato all'inizio, tutti penso che hanno una realtà un po' diversa di quello che possiamo pretendere. L'ho detto che la cosa più importante per noi raggiungere al più breve o in quello che capita nel momento che sarà è la salvezza, perché questo è il punto di partenza. Credo che piano piano stiamo riuscendo più o meno a incastrare il gioco di squadra. Andiamo un po' in difficoltà in certi momenti dove non sappiamo un po' gestire i risultati, però penso che è parte del percorso, del lavoro che stiamo facendo. Dobbiamo stare tranquilli, anche per me con questa missione nuova del doppio ruolo, anche se vedo Mario e Marco che siamo tutti 3-1, però penso che dobbiamo ancora continuare a lavorare così, in questa maniera, non dobbiamo cambiare niente. Ci sta mancando un po' solo l'ansia del risultato, penso, perché in certi momenti si è cominciato a vedere il gioco che vogliamo fare, che pretendiamo assieme allo staff tecnico, e penso che ci manca quel pelino per cercare di sbloccare questi pareggi dove oggi veramente penso che è meritato. No, è meritato perché in certi momenti abbiamo sofferto e abbiamo sofferto un po', però anche in certi momenti abbiamo messo sotto loro, solo che la palla deve entrare dentro, un palo, traversa, cose così, anche loro hanno avuto le sue chance, però è questo il gioco anche che pretendo. Pretendo un gioco di protagonismo dove cerchiamo di portare il risultato a casa, quindi penso che questo è anche un po' il cambio di mentalità che stiamo lavorando. Dobbiamo continuare così. Abbiamo, penso, perso un paio di punti, due pareggi qua con Pico e poi a Novara. Sono i due punti che però l'esperienza sempre me lo dice, che in questi momenti l'importante è fare punti, perché se no così non costruiamo la personalità della squadra. Ecco, forte dei Marmi che arrivava qui a Pordenone ultimo in classifica, però non ha dato l'impressione di essere una squadra materasso. No, penso che anche loro hanno fatto i risultati, hanno quelle da dire. Io sono uno che rispetto tutti, sì, però ho tanta fede in quello che possiamo fare noi e in quello che pretendo. Lo so che è difficile perché avendo un ritmo di hockey, penso che si vede, un ritmo un pochino più alto di solito, dove deve girare le squadre, abbiamo bisogno dell'utilizzo di tutte le persone. Ci ha mancato anche un po' il compromesso di giovani, dove i giovani non sono stati all'altezza perché ci hanno un po', diciamo, non voglio utilizzare la parola deluso, però sì, come allenatore posso dire che il presidente, insieme a Mario, la prima cosa che mi avevano chiesto era di far crescere i giovani, però questi giovani ancora non ci hanno dato la disponibilità, perché te viene uno, lo fai giocare, dopo sta 15 giorni senza giocare, dopo viene l'altro e l'altro non vuole andare in trasferta. Non è per creare polemica, però il progetto era questo, perché abbiamo l'utilizzazione di 6-7 uomini in partita, però per quello anche bisogna allenarsi a un certo ritmo, e se alle volte arrivi e ti trovi con 5 esterni e 2 portieri o 3 portieri e poi è un po' in difficoltà. Non è per salvarmi niente, non sto giustificando niente, perché come vi dico, penso che prima o poi i risultati devono arrivare. Io vedo il gioco, sempre abbiamo la prima partita con Bassano, è stato un disastro, ho sbagliato io nell'approccio, in cose che avevo, mi ha tradito un po' la testa di giocatore o il cuore di giocatore in realtà, e non ho ragionato con la testa. Poi piano piano ho cercato di soluzionare, dare la tranquillità ai ragazzi, e penso che piano piano riusciremo a portare questi 3 punti. Ecco, sabato prossimo dove siete? Prossimo sabato siamo a Montebello, è la squadra che aspira a salire, è una squadra tosta, gente di tanta esperienza, giocano
a un buon ritmo, perché anche loro hanno tanti cambi, è l'hockey di oggi, e quindi con un alto tasso tecnico. Però io non ho paura di nessuno, l'ho detto, sì, dobbiamo rispettare, ancora ce l'ho in mente l'8-2 che abbiamo sofferto qua. Di solito, sempre quando vado a un posto per la prima volta, mi piace fare bene e far vedere che ci tengo, e non ha bastato, quindi spero che aversi a Montebello, che è una squadra in teoria che può puntare, vediamo se riusciamo a fare i tre punti là. Okay, grazie.